Ci risiamo, un amaro e ancora beffardo déjà vu. Il Pescara si fa rimontare anche dall'Entella che sino al 75esimo non ci aveva neanche provato. In 5 minuti succede quello che sarebbe stato difficile finanche immaginare. Senza mai subire l'iniziativa avversaria, i biancazzurri incassano due gol, ovvero l'ennesimo paradosso. Errori in questo caso individuali, di concentrazione e altri due punti regalati. In totale sono 6 nelle ultime 3 partite. Zeman. Siamo sfigati, sì. Una partita giocata così per forza è sfortuna. Due errori abbiamo pagato, come li paghiamo ultimi tempi, però io sulla prestazione non posso dire niente, perché non abbiamo fatto male, cose che succedono nel calcio e penso che con un po' più concentrazione si possono evitare anche quello. Senza proietti, Zeman rispolvera Brugman, regista, rilancia Crescenzi e si affida Valzania nel ruolo di mezzala. Prima da titolare per l'ex Cittadella Cesena, nell'Entella corposo turnover, fuori Pellizzer, Brivio, Di Paola, Eramo, Nizzetto e De Luca. Dentro Benedetti, Baraie, Palermo, Ardizzone, Aramu, l'ex Provercelli e Trapani di proprietà del Torino, largo a destra, Luppi sull'avversario opposto. Diav, altra novità, terminale della manovra. 4-5-1 con gli esterni pronti, ma solo teoricamente a ripartire negli spazi. Guai muscolari, finisce presto la partita di Marco Perrotta che prova a resistere ma non ce la fa. Entra Bobo al debutto stagionale. Trascorrono 3 minuti. 16esimo, Valzania in verticale, pallone che sfugge al controllo di Troiano e gioiello di Cristian Capone. Destro giro di rara bellezza. Iacobucci pietrificato. Secondo gol consecutivo per il 18enne prodotto atalantino. Approccio convincente, c'è la giusta intensità al 28esimo. Mancino di Del Sole, Iacobucci apre la mano e sventa in tuffo. Match in totale controllo. 1-0 all'intervallo, Pigliacelli spettatore, solo ordinaria amministrazione, praticamente una rarità. Ripresa almeno inizialmente all'insegna del diluvio. Scarica d'acqua davvero impressionante. Al quarto minuto sponda di Valzania, Brugman di controbalzo, Iacobucci senza difficoltà. L'ex Provercelli Lamantia rileva Aramu. Il Pescara insiste e va vicinissimo al raddoppio. Del Sole ispira, volè di Mazzotta, traversa clamorosa. Nizzetto per Ardizzone. La classe e l'intelligenza di Capone. Di prima fuori per Brugman che prende la mira e con un gran destro trafigge Iacobucci. 19esimo, 2-0 Pescara. Primo gol in campionato, prima volta da capitano per il centrocampista uruguaiano. Sembra fatta. Nulla, ma davvero nulla, fa presagire quel che sta per accadere. Benalì nel frattempo rimpiazza Del Sole. 30esimo, errore in serie, sbaglia Crescenzi, sbaglia soprattutto Pigliacelli. Diav fa il massimo, palla in mezzo per Luppi che a porta vuota riapre la partita. L'attaccante di proprietà del Verona rimpiazzato da De Luca che al 35esimo se ne va troppo facilmente a Valzania. Invito basso, Diav brucia Bobo ed infila Pigliacelli. Difesa imbarazzante, 2-2. Si ricomincia senza immagini, questa volta Capone spreca l'impossibile, ma i danni erano già stati fatti e all'ultimo respiro a colpo sicuro Brugman, gran riflesso di Alessandro Iacobucci, l'unico pescherese di fatto a sorridere. Terza rimonta di fila subita, senza parole, di certo così proprio non va.